Dunque, quest'oggi ci troviamo in EIMA con diverse iniziative, in particolare abbiamo trattato poc'anzi il tema dell'efficienza energetica del trattore agricolo. È una task prevista dal progetto più ampio, che è il progetto Enagri, che riguarda appunto un progetto finanziato dal Ministero per le Politiche Agricole e del Turismo per quanto riguarda l'uso di energie rinnovabili nel settore agricolo e anche la riduzione dei consumi energetici nelle aziende agricole. Il trattore ovviamente è una delle macchine più importanti utilizzato in una moderna agricoltura, quindi quest'oggi abbiamo esaminato quella che è l'efficienza energetica del trattore agricolo. Abbiamo avuto relatori nazionali ma anche relatori internazionali che hanno portato le proprie esperienze a riguardo. L'idea è quella di avere una classificazione energetica del trattore che dia la possibilità poi all'utilizzatore finale di fare una scelta un pochino più consapevole del mezzo meccanico in relazione alle proprie esigenze aziendali. Il progetto Enagri prevede diverse task che riguardano appunto la riduzione dei consumi energetici nell'azienda agricola, quindi anche l'uso di energie rinnovabili. E riguardano diverse task, sono molteplici e in particolare quest'oggi ci siamo focalizzati su quello che è il discorso delle macchine agricole impiegate in azienda, in particolare del trattore. L'ENAMA è l'ente nazionale per la meccanizzazione agricola, un ente cui partecipa anche il Ministero per le Politiche Agricole e sono rappresentati all'interno di ENAMA sia i costruttori di macchine agricole, quindi Federunacoma, sia gli utilizzatori di macchine agricole, la CIA, la Coldiretti e la Confagricoltura. Abbiamo poi la rete commerciale, quindi rappresentata da Onacma, dai contoterzisti rappresentati da Oncai e abbiamo anche poi la Confartigianato. Si occupa principalmente di certificazione di macchine agricole, una certificazione volontaria a cui il costruttore può decidere di aderire o meno, finalizzata all'accertamento di quelle che sono le prestazioni delle macchine agricole ma anche i requisiti di sicurezza. Non è obbligatoria ma può costituire un valore aggiunto per il prodotto. Poi svolgiamo numerose altre attività, tra cui anche quello di promuovere l'utilizzo di energie rinnovabili nel settore agricolo e numerose altre attività che potete poi anche verificare sul nostro sito web.